Ciao ragazzi, ora andremo a realizzare insieme un taglio lungo scalato, diagonali inverse. Che vuol dire diagonali inverse? Diagonali inverse perché le sezioni verranno create in diagonale posteriore, mentre il taglio in sé per sé, la rottura, verrà creata in diagonale anteriore. Ora andiamo passo passo avanti con il taglio e quindi andremo a vedere quali sono magari le difficoltà che si possono incontrare in questa tecnica taglio. Dividiamo la capigliatura in quattro sezioni, tracciando una scriminatura che va dal centro fronte al centro nuca e da orecchio a orecchio. Ora dobbiamo determinarci il perimetro della zona posteriore. Quindi pettiniamo a blocco tutti i capelli della zona posteriore dei due settori posteriori. Facciamo inclinare leggermente il capo della cliente in avanti e tagliamo. In questo caso taglieremo a blocco perché io ovviamente ho poca lunghezza da tagliare. Però nel caso c'è troppa lunghezza da tagliare, allora è meglio creare delle sezioni. Tagliamo in point cutting, ovvero con la punta della forbice. Per creare una linea di perimetro non molto regolare. La forma del perimetro la decidiamo noi. Io in questo caso l'ho fatto leggermente arrotondato, con la forma leggermente arrotondata e non proprio dritta. Determinato quindi il perimetro nella zona posteriore, procediamo anche con i laterali. Creiamoci una sezione di 1 cm in corrispondenza della scriminatura centrale. Pettiniamoli verso l'alto, in proiezione verso l'alto, e questa sarà la nostra sezione guida. Quando proiettiamo, incliniamo le dita a formare una diagonale. Una volta determinato, diciamo, la lunghezza che noi vorremmo ottenere per quanto riguarda la scalatura, procediamo con il taglio. Anche in questo caso taglieremo in point cutting. Procediamo tracciando sempre la stessa linea, seguendola fino dietro alla nuca. Una volta creata la sezione guida, tracciamo una diagonale posteriore in prossimità della sommità, quindi iniziamo dalla sommità e poi scendendo in questo modo. Quindi pettiniamo i capelli prendendo parte quindi della sezione guida come punto di riferimento e pettiniamo i capelli sempre seguendo lo stesso criterio. Quando